Buonasera, ciao, buonasera a tutti. Sono Giuseppe Pascarella, questa è la consueta diretta del giovedì sera in vostra meravigliosa compagnia. E oggi sarà il tempo, non lo so, però è un argomento un po' ostico la prima parte, no? Perché io ho voluto fare, sapete che ogni tanto faccio quel passo, no? In cui dico, va bene la consapevolezza, però cerchiamo di dare qualcosa in più. E quindi oggi ho detto, proviamo a parlare un po' di tassi reali, tassi nominali, vediamo un po' se riusciamo a far passare il concetto. Pure magari voi mi scrivete e mi dite, guarda che sono cose che già conosciamo, non c'è nessun tipo di problema. Che cos'è reale? Perché questa è una domanda che ultimamente io mi sono posto, non è una cosa mistica o sociologica, no. Che cos'è reale? Allora, in tempi, perché noi praticamente tutti i giorni leggiamo, vediamo, sentiamo di criticità a destra, a sinistra, inflazione, tassi di interesse, le obbligazioni, la curva dei rendimenti, la guerra, c'è tutto, c'è di più, e quindi alla fine che cos'è reale? Cos'è che ci spaventa? Cos'è che non ci deve spaventare? In teoria non dovrebbe spaventarci nulla dal punto di vista dei mercati finanziari, ma che cos'è che ci porta, qual è secondo il nostro punto di vista, il mio punto di vista e il vostro punto di vista, la criticità che forse è più complessa da risolvere? Forse la guerra che può diventare mondiale, forse i tassi di interesse che non riusciranno ad abbattere l'inflazione, forse una catena di approvvigionamento che non ce la farà, il Covid che potrebbe ritornare. Tutte queste domande sono domande che io personalmente mi pongo tutti i giorni, e credo che, vabbè, probabilmente voi vi ponete un solo quesito. Il mio portafoglio è l'importante che guadagni, poi il resto è relativo, cioè tutto alla fine speriamo si risolva. In tempi di inflazione i valori reali piuttosto che quelli nominali diventano molto molto importanti quando c'è un'inflazione abbastanza galoppante. Ma come si misura, cioè si può misurare la realtà quando parliamo di tassi di interesse reali e tassi di interesse nominali? Innanzitutto faccio questa distinzione perché è molto importante. Il tasso di interesse reale non è altro che la cedola di un'obbligazione, esempio decennale, meno l'inflazione. Faccio un esempio: se noi abbiamo un'obbligazione a 10 anni che ci dà una cedola del 5%, magari, noi pensiamo di guadagnare il 5%, ma se l'inflazione è al 5%, in pratica noi stiamo guadagnando zero. Perché? Perché il tasso, e ve lo faccio vedere qui, perché il tasso di interesse reale non è altro che il tasso di interesse nominale meno l'inflazione. La questione importante è perché i rendimenti reali sono rimasti incredibilmente bassi in questo periodo. Questo è molto importante, durante l'ultimo anno intendo, durante l'ultimo anno. Perché i rendimenti nominali sono aumentati. Quindi se aumentano i tassi di interesse, lo vedete dalla grafica che vi ho fatto, se aumentano i tassi di interesse nominali e aumenta anche l'inflazione, l'inflazione è aumentata, ma se aumenta anche il tasso di interesse nominale, il tasso di interesse reale comunque rimane basso per i nostri standard. Allora questo sta cambiando rapidamente. Da che cosa noi lo possiamo dedurre? Noi possiamo vederlo tramite uno strumento che viene chiamato TIPS, che molti di voi conoscono perché ne abbiamo parlato tante volte, che sono quegli strumenti che in pratica proteggono il nostro investimento obbligazionario quando siamo in un periodo iperinflattivo. I TIPS infatti sono obbligazioni che pagano cedole su un capitale indicizzato al prezzo del consumo, quindi praticamente all'inflazione. Io parlo sempre in termini statunitensi, e che a scadenza rimborsano un capitale che compensa gli aumenti dell'inflazione dalla data di emissione dell'obbligazione. In pratica io compro l'obbligazione, prendo il mio cedolare, prendo tutto, ma quando poi vado a scadenza mi ripagano, ma mi danno anche la compensazione se l'inflazione è cresciuta di molto. E questo è un vantaggio perché in pratica la mia obbligazione mi sta coprendo da
un aumento dell'inflazione. Il punto è che hanno dei rendimenti veramente molto bassi. Oggi il rendimento TIPS, che poi non sono altro che Treasury Inflation Protecting Securities, quelli che io guardo molto spesso, cioè sono i decennali, è superiore a zero, cosa che non avveniva veramente da tantissimo tempo, penso dal 2009, se non ricordo male. È ancora positivo, e questo è vero, è diventato positivo, è ancora positivo solo di pochissimo, cioè è diventato positivo di poco, ma questo basta, il che è, finché sono negativi, significa che l'inflazione a questo punto non è così galoppante. Nel momento in cui diventano positivi, allora vuol dire che stanno cercando di aiutarci, ok? Aiutare chi ha fatto l'acquisto di questa obbligazione. Ma la velocità dell'adeguamento nelle ultime settimane dei TIPS è stata veramente impressionante. Il presupposto che i rendimenti reali rimarranno, questo che cosa ci indica questa cosa? Ci indica che questa crescita che è stata violenta nell'ultimo periodo dei TIPS indica che probabilmente i rendimenti reali, cioè quelli che vi ho fatto vedere prima, cioè quindi i rendimenti reali, cioè quelli che noi sentiamo realmente, saranno molto probabilmente più accomodati. I rendimenti dei TIPS a 10 anni sono quasi positivi. I rendimenti nominali sono molto al di sotto dell'inflazione. Quindi noi stiamo pagando un tasso di interesse reale non buono. Ok? Perché se il tasso nominale è all'1 e l'inflazione all'8, noi stiamo pagando un tasso di interesse reale non buono. La misura preferita dalla Federal Reserve nelle previsioni di inflazione, e questo è molto importante per tutti voi, si basa su un mercato quinquennale e vi faccio vedere l'inflazione quinquennale. Cioè l'inflazione media prevista per i 5 anni a partire dai 5 anni di seguito, cioè si sposta in avanti di 5 anni, 5 anni. Cioè non di 5 anni, 5 anni, si sposta avanti praticamente domani 5 anni, dopodomani 5 anni, si muove in questo modo come una media mobile. Come il rendimento TIPS a 10 anni, questo è stato fonte di grande conforto durante la paura dell'inflazione dell'ultimo anno. Le aspettative di inflazione su questa base sono rimaste estremamente sotto controllo. Qualunque siano quindi i timori presenti di oggi, questa misura dei TIPS ha affermato che il mercato è fiducioso che la Fed possa frenare le pressioni sui prezzi nei prossimi 5 anni. Non è così semplice e non è poi così comodo. Questo, diciamo che i TIPS sono arrivati al pareggio, allo zero. Io non ricordo se è nel 2009 o nel 2014, sinceramente non me lo ricordo. Penso più nel 2014. Il livello non è così spaventoso, ma il fatto è che ora è chiaro, cioè siamo in un regime di bassa inflazione. In pratica, cioè, il fatto è che ora è chiaro che siamo usciti da un periodo di bassa inflazione dell'era post-crisi e stiamo entrando in un periodo inflazionistico molto alto. Ciò è preoccupante. Questa cosa è preoccupante. E questo, io analizzando tutte le criticità che ci sono state, che ci sono tuttora nei mercati azionari in questo momento, stagflazione, li ripeto, guardo del resto, probabilmente l'inflazione è quello che mi spaventa di più. Perché l'inflazione poi è la conseguenza di tutto ciò che sta avvenendo nel mondo, ma allo stesso tempo potrebbe essere la causa di ciò che potrebbe portare i mercati finanziari nel prossimo futuro. E questo è motivo un po' di preoccupazione, forte preoccupazione. Però, come in tutti, come del resto in tutti i periodi di mercato, anche i periodi inflazionistici, ci sono comunque dei settori che guadagnano. Questa cosa mi ha fatto pensare anche ai mercati emergenti, perché ci sono i mercati emergenti solitamente molto spesso vengono venduti come fondi ETF e vengono messi all'interno dei portafogli di moltissimi dei miei clienti, ma di moltissimi investitori, perché molti investitori credono molto nei mercati emergenti. Da quando gli economisti e gli analisti hanno compiuto un serio sforzo per dare una misura a ciò che sono
le inflazioni all'interno dei mercati emergenti, perché non è facile, perché le indicazioni che ci mandano i mercati emergenti spesso sono sbagliate o volutamente errate. Le economie emergenti sono state soggette a un'inflazione più elevata rispetto al mondo sviluppato. Il grafico che vi sto mostrando è della Banca Mondiale e risale al 2017, che è praticamente questo qui. No, questo e questo qui. No, che cavolo? No, ho caricato due volte la stessa cosa? No, ok, no, in via di sviluppo, è questo qui. I prezzi dei paesi emergenti stanno aumentando più lentamente rispetto all'inflazione statunitense. Anche se i mercati emergenti hanno attualmente i prezzi sotto un controllo migliore, le loro banche centrali che cosa hanno fatto? Devono rimanere molto più vigili rispetto alle loro controparti, dei mercati più sviluppati come la Cina, come l'Europa, come gli Stati Uniti. Quindi hanno già alzato i tassi di interesse, molti di loro l'hanno già fatto. Ciò però che cosa comporta? Comporta il rischio di stagflazione. Che cos'è la stagflazione? La stagflazione è una decrescita economica a fronte di un'inflazione alta. Perché? Perché aumentando i tassi di interesse questi paesi stanno andando verso un periodo di probabile correzione e recessione economica. Ma allo stesso tempo non è detto che alzando i tassi di interesse loro riescano ad abbassare l'inflazione, perché oggi l'inflazione non è come quando noi se ragioniamo dal punto di vista accademico è una cosa molto semplice: noi aumentiamo i tassi di interesse e l'inflazione si abbassa, ma oggi non è più così. Oggi è cambiato, perché oggi c'è qualcosa che sta modificando tutto. Quello che sta modificando tutto oggi sono le materie prime, e le materie prime arrivano dalla guerra. Cioè le sanzioni, il blocco, l'inondare il mercato di petrolio, di gas e tutto il resto, i blocchi che ci sono stati in Cina per via del Covid-19, hanno portato le materie prime a raggiungere dei livelli che anche oggi ho scritto, che il gas ha raggiunto dei livelli stratosferici. E questo che cosa comporta? Comporta che un'azienda non trova più l'utenza che gli costa 1.200 euro, ma si ritrova con un'utenza che gli costa 4.000. A quel punto lì il prodotto che vende, ahimè, non lo può vendere a 100 euro, lo deve vendere a 150 euro se vuol far fronte alle proprie spese. Questo porta il consumatore a comprare meno, o comunque a pensare, a meno che non sia un bene di prima necessità. E se il consumatore ci pensa e non lo compra, l'azienda non lo vende. Se l'azienda non lo vende, l'azienda licenzia. Siamo sempre lì. Se l'azienda licenzia, l'azienda va male, gli utili vanno male, e quando gli utili vanno male, l'abbiamo visto con Netflix, sì, era fatto meno 40, sbagliando gli utili di 200.000 abbonati, ne parleremo dopo. Questo che cosa, allora, che cosa dovrebbero fare i paesi emergenti, perché i paesi emergenti aiutino anche quelli sviluppati? Dovrebbero rafforzare le loro valute, il che aiuterebbe a combattere l'inflazione, ma li renderebbe meno competitivi. E qui entra in gioco il discorso che i paesi sviluppati diventano ancora più sviluppati e quelli emergenti, ahimè, che sono emergenti, purtroppo devono fare un passo indietro. Ed è il mondo delle valute che si giocherà molto probabilmente la prossima battaglia. Quindi per me questa è la realtà, è il gioco delle valute. Non ci sono compromessi nel mondo delle valute, attenzione. Ogni coppia, dollaro, euro, sterlina, euro, sterlina, dollaro, yen, dollaro, ogni coppia è in effetti un gioco a somma zero. Ci sono trader che vincono e altri che perdono. Le visioni confuse e divergenti dell'inflazione e dei rendimenti reali dei diversi paesi devono essere riconciliati in un unico tasso di cambio. Non si può fare. Il mercato Forex, probabilmente, Forex è il mercato delle valute, probabilmente, determinerà se le attuali condizioni straordinarie che stiamo vivendo in questo momento si trasformeranno in crisi oppure no. Un carry trade, e vi spiego che cos'è, è una strategia di trading che prevede l'assunzione di prestiti a un tasso di interesse basso e l'investimento in un asset che offre un tasso di rendimento più elevato. Questo si chiama carry trade. Una decina di anni fa, quando il ministro brasiliano delle finanze si lamentò della guerra delle valute, della guerra valutaria che stava martoriando il suo paese, intendeva che il carry trade stava spingendo la realtà
verso l'alto, rendendo il suo paese meno competitivo. Ok? In quell'ambiente la guerra delle valute doveva avere una valuta più debole, il debole più possibile per combattere la deflazione che stava vivendo il suo paese. Ora, con l'inflazione che è il nemico, i vincitori saranno le valute che si rafforzeranno di più. Per citare un grandissimo, Vincent Delward, quando l'economia è a pieno regime, sta andando bene, l'unico modo per aumentare l'offerta è l'importazione. Sono necessarie valute forti per abbassare i costi delle merci e rubare, tra virgolette, la produzione dei partner commerciali. Perché se noi guadagniamo nell'importazione, noi stiamo rubando ai nostri competitor di un altro paese. I vincitori delle guerre valutarie del 2020, quando fece questa citazione, saranno le valute che potranno aumentare più velocemente. Veramente molto saggio. Su queste basi gli Stati Uniti e la Cina sembrano ottimamente posizionati, mentre i potenziali vincitori includono, ahimè, io sono andato a guardarci, i dollari australiani, canadesi, singaporiani, franco svizzero e la corona norvegese. E quasi tutti questi paesi sono AAA. Le cose non vanno bene per il Giappone e per la zona euro. La zona euro assolutamente no. C'è spazio per discutere sui rendimenti reali e sulla loro definizione, ma l'unica cosa che so per certo è che le contraddizioni dei mercati valutari devono essere risolte in un modo o nell'altro, perché è attraverso il cambio che noi possiamo combattere quello che in questo momento colpisce i mercati, colpisce l'economia, non i mercati finanziari, l'economia, cioè colpisce l'inflazione, e attraverso le valute. E sono andato a leggermi attentamente un po' in giro nelle banche centrali, si stanno muovendo, stanno lavorando molto sui fianchi, perché è una battaglia, perché ognuno vuole la propria valuta forte, ma se io voglio la mia valuta forte, tu vuoi la tua valuta forte, non è facile. Okay. E questo che cosa comporta? Comporta che molto probabilmente la realtà oggi è che in tutto questo cerchio che noi stiamo vivendo di criticità, molto probabilmente potrebbe essere risolto con una valuta più forte rispetto ad un'altra. Noi siamo investitori americani, quindi vogliamo una valuta americana che ci permetta di importare bene ed esportare bene. Al prezzo di oggi, all'1,08-1,09, non va bene. Dovrebbe essere intorno all'1,15-1,16. Questa, per me, è la realtà. Questo è reale. E questo si può... Non possiamo risolvere la guerra Ucraina-Russia. Noi, i politici o le persone che sono comunque all'interno di questo sistema, di questa brutta faccenda, loro possono risolvere il problema della guerra. Il problema dell'approvvigionamento si risolve nel momento in cui la Cina riapre i porti. Il problema dei tassi di interesse si risolve solamente se Powell fa delle scelte sagge e soprattutto se riesce a convincere i consumatori a comprare di più. Ma per comprare di più deve avere un'inflazione più bassa. Per avere un'inflazione più bassa, tu combatti l'inflazione perché fai comprare al tuo produttore il prodotto a un costo più basso. Per fargli comprare per fargli produrre il prodotto a un costo più basso, anche se l'inflazione è alta, tu devi avere un potere di importazione potentissimo, e questo potere ce l'hai solamente con il controllo della valuta, e loro possono controllare la valuta, e che in questo momento ancora non vogliono. Il perché? Non lo so.
Bisognerebbe chiederglielo. Se avessi il numero di telefono di Paolo, probabilmente glielo chiederei, però non lo so. Però capite il discorso, no? Se gli Stati Uniti potrebbero aumentare i tassi di interesse, abbassare l'inflazione, probabilmente non l'abbasserebbero di tanto. Scusate, ma forse perché non si sente bene, allora mi scrivono. No, non c'entra assolutamente niente. È sottile questo quadro, ma se un aumento di tassi di interesse fosse leggermente più basso, e basta però, scusate, adesso tolgo anche, perché se no non si va. Okay. Se gli Stati Uniti fanno un aumento di tassi di interesse intelligente, non tipo al 4%, che potrebbe essere deleterio per la stessa economia, con una gestione intelligente della valuta, e quindi il prodotto potrebbe uscire dalla fabbrica a un prezzo più alto, certo, ma non tanto più alto perché l'inflazione è alta, perché magari l'aumento dei tassi di interesse non riesce ad abbatterlo più di tanto. A quel punto lì, diciamo che il prodotto invece che se prima costava 100, solo con l'inflazione costa 150, con l'aiuto della valuta potrebbe costare 125, e potremmo spingere i consumatori, i nostri cari amici consumatori americani, a tornare a comprare i loro prodotti, e quindi a non far entrare i mercati finanziari in un periodo recessivo, perché le loro aziende comunque vendono. È un gioco molto particolare, molto complesso. Io ho cercato di spiegarlo meglio che potevo, spero che il messaggio sia passato. Comunque, giusto perché non avete nulla a cui pensare in questo periodo, vi ho aggiunto anche la valuta. Ecco, tanto per. Comunque, successivamente parliamo di un'accoppiata che per me è molto molto interessante, cioè l'accoppiata Netflix-Tesla, che, attenzione, non è che io parlo di Netflix-Tesla solamente di queste due aziende sono dei moniti per tantissime aziende che in questo momento vivono un momento di incertezza dovuta alla competizione. Perché loro vivono in un settore estremamente nuovo, perché sono lo streaming e le auto elettriche, per quanto vogliamo dire, sono nuovi, non sono come le telecomunicazioni o i farmaci. Il sentiment ha raggiunto il minimo storico per Netflix dopo che ha rilasciato il rapporto il primo trimestre del 2022. Sebbene sia deludente, come sottolineerò poi in seguito, io penso che gli attuali livelli di prezzo delle azioni in realtà non sia il momento giusto per vendere il titolo. Io vorrei concentrarmi su ciò che il management intende fare per il futuro e su come potrebbe influire sul prezzo delle azioni di Netflix in futuro. Infatti, oggi un cliente mi ha telefonato e mi ha chiesto, un caro vecchio amico, che poi anche cliente, mi ha telefonato e mi ha detto: "Sai cosa ti dico? Io ho Netflix in portafoglio, sto perdendo, sinceramente vorrei mediare, perché secondo me comunque è un'azienda ancora molto valida." È un'azienda veramente molto valida, però gli ho detto: "Vuoi un consiglio? Non mediare. Non vendere, non mediare. Perché? Aspettiamo di vedere che cosa fa il management." È molto importante. Netflix ha avuto una corsa stellare come società di servizi di streaming, grazie alla mancanza di competitor. Lei è stata la cosiddetta first market, la prima nel mercato. Tuttavia, il panorama competitivo sta iniziando a cambiare, poiché ci sono un sacco di peer competitor seri che iniziano a preoccupare e a occupare molto più spazio e tempo sugli schermi televisivi di tantissime persone nel mercato dello streaming. Anche se questo nuovo ambiente competitivo potrebbe non essere di buon auspicio per Netflix, che non lo è, come mostrato le competizioni, è stato mostrato dai risultati deludenti del primo trimestre del 2022, anche se ha perso 700.000 abbonati dalla Russia. C'è da aggiungere anche questa cosa, che tanti se lo sono dimenticati, ma ha perso 700.000 abbonati dalla Russia, per questo poi è andato sotto di 200.000 ed è stata la prima volta che ha perso abbonati. Che hanno mostrato una crescita, però la crescita è stata più lenta, e innanzitutto c'è stato il management stesso, durante la conference call, ha detto: "Qui dobbiamo riesaminare tante cose." Innanzitutto c'è
un ripristino delle aspettative per la crescita futura degli abbonati Netflix. Questo va rivisto. E inoltre le sue aggiunte nette di 1,1 milioni di utenti nella regione Asia-Pacifico, che hanno sottolineato essere veramente molto interessati. Ciò rende molto più facile per il management superare le aspettative sul fronte della crescita degli abbonati e monetizzare ulteriormente gli elementi della condivisione delle password, perché loro hanno un grosso problema, e cioè che una persona si fa l'abbonamento e poi lo condivide con 7 persone. Ho capito, ma il punto è: se bloccano con gli IP questo discorso, le 6 persone che vengono escluse si abbonano a Netflix, l'unica persona che rimane, che smezza, come diciamo dalle mie parti, il costo, tornerà ad abbonarsi. Questa l'azienda non lo può sapere, è per questo che stanno decidendo. A mio parere c'è stato un sentiment negativo troppo, il meno 40 è stato veramente troppo pesante nei confronti delle azioni per quanto riguarda un risultato che comunque Netflix rimane in ogni caso lo streaming numero uno che c'è sul pianeta. L'azienda è stata pioniere nel segmento dei servizi streaming a pagamento e ha la capacità di produrre molti film e serie televisive proprie molto al di sopra degli altri. Ma la differenza rispetto agli altri qual è? È che gli altri hanno dei flussi di cassa enormi perché hanno alle spalle delle strutture mostruose. Prime, Amazon che caccia soldi tutte le volte, anche se Prime è negativo, Prime Video è negativo, ma cosa gliene frega a Bezos? Non gliene frega niente, perché tanto Amazon e soprattutto il cloud AWS come continuano a sganciare. Disney non ha problemi, con lo sport e con i parchi a tema sganciano soldi. E Apple TV, cioè vogliamo parlare di Apple TV? Cioè qui vendono 10 milioni di iPhone, non hanno mica problemi a pagarsi Apple TV. Però Netflix ha questa grande capacità, la capacità di creare dei contenuti che sono diversi dagli altri. Ma non è che lo dico io, non è che lo dico io perché io amo Netflix, assolutamente no. Perché io vi dico la verità, sono abbonato a Disney Plus, a Prime Video e Netflix, e vi dico che i contenuti che fa Netflix sono decisamente migliori rispetto agli altri. Ma decisamente. Un altro aspetto però negativo che il management prevede è che i margini saranno relativamente piatti nel 2023. Questo ha spaventato molto rispetto alle aspettative di un miglioramento di circa 300 punti base in pochi anni. Un appiattimento, questo ha spaventato molto. Questo, a mio avviso, riflette il punto di vista prudente del management sull'aumento della concorrenza e la necessità di aumentare la spesa per contrastare l'aumento della concorrenza. E perché mi viene da dire ma era anche ora? Perché io feci una diretta poco tempo fa in cui dissi: ma non è per caso arrivato il momento, guardate, andatevelo a guardare su YouTube, sul mio canale, guarda, non è che dico cavolate, cioè io ho fatto due di dirette su Netflix. La prima l'avevo definita una cash burn machine, cioè una macchina che praticamente bruciava tutta la liquidità che faceva, ma per forza, perché è un'azienda che tutto quello che prendeva doveva bruciare la propria liquidità per creare contenuti sempre migliori, perché se crei contenuti scadenti tu non puoi stare sul mercato. E la seconda che ho fatto è: ma il mondo dello streaming non è per caso la guerra dei poveri? Andatevela a cercare, guarda che è molto interessante quella diretta lì, eh? È la guerra dei poveri, perché in pratica alla fine Netflix ha sempre detto, il suo fondatore e amministratore delegato sono anni che dice: noi non temiamo i competitor. E oggi ti sono arrivati due schiaffi importanti, perché i competitor ti hanno appena fatto capire che ti mangiano quote di mercato. Quindi o ti dai una svegliata o se no la tua azienda. E il management si è dato una svegliata. Continua la spesa per i contenuti mantenendo un flusso di cassa positivo, perché comunque lei ha raggiunto un flusso di cassa positivo. Non si scappa da questo. Netflix ha bisogno di buoni contenuti per attirare sempre più persone e trattenere gli abbonati sulla piattaforma. Quindi Netflix in pratica ha tre scelte. Abbassare i prezzi, cosa che non ha mai fatto e io sinceramente non so se lo farà, però. Una policy molto più cattiva nei confronti della condivisione degli IP, e questo è veramente una scelta molto difficile. Io non vorrei essere nei panni di prendere queste decisioni qua. E la terza cosa è fare delle offerte a chi se ne va via, cosa che Netflix non ha mai fatto. Netflix ha fatto offerte all'inizio, ma poi tutti i disabboni loro dicono: affari tuoi, cioè noi siamo i numeri uno, se te ne vuoi andare sono affari tuoi. Oggi invece, secondo me, se ti disabboni
sono convinto che se dal mese prossimo io mi disabbono, dai 16,90 che pago, mi diranno te lo possiamo dare a 9,90 per 6 mesi, come faceva Sky una volta. Io non sono più abbonato a Sky, però Sky una volta faceva così, ti disabbonavi, ti chiamavano 87 volte proponendoti di tutto fino al gratis per 6 mesi pur di mantenerti. Ma perché? Sky era una cosa diversa, perché io come abbonato, anche se ero gratis, però rientravo nei numeri che loro vendevano a chi faceva pubblicità. Cioè, quindi alla Barilla che faceva pubblicità su Sky dicevano: guarda che noi abbiamo 4 milioni di abbonati, non 3.999.999, perché non c'è Giuseppe Pascarella. Faceva una grande differenza. I miei soldi in ogni caso li prendevano. La differenza qual è? La differenza è che Netflix in Italia c'è 40 dipendenti, Sky ne ha 25.000, prima o poi Sky muore. È destinata a morire, sta perdendo tutto. Amazon Prime si sta prendendo persino la Champions League, cioè lo sport. Ed è una delle domande che mi sono posto sempre durante le mie dirette. Ma perché Netflix non entra nello sport? È lo sport che ti fa la differenza, perché il fan dello sport, ma ti dà un sacco di soldi, ma veramente tanti. E da Netflix passo a Tesla. Perché? Perché? Perché c'è una cosa che mi ha sempre colpito, che Musk ragionava nello stesso modo in cui ragionava il fondatore di Netflix. Musk ha sempre detto: io non temo la concorrenza, sono anni che lo dice, io la concorrenza, io faccio le macchine elettriche migliori del pianeta, ma perché devo temere la concorrenza? Ok, io non ho un'automobile da 15 anni, io posso anche dirti che la tua automobile sia la migliore, non ne ho idea, l'ho guidata, ci sono salito, una bellissima automobile, ma sono salito anche sull'ultima elettrica della BMW e non mi sembra che faccia schifo. È una bellissima automobile anche quella lì. Poi, per carità, io non sono un amante delle automobili, quindi per me non fa differenza se guido una Panda o se mi mettete sopra all'ultimo del Mercedes. Non, veramente, non me ne frega niente. Io nella mia testa c'è una sola cosa, una Aston Martin, punto. Ma quello è una questione mia, perché sono un amante di James Bond. Però, i competitor del pioniere dei veicoli elettrici sta aumentando e i tori di Tesla dovrebbero riflettere attentamente sull'impatto che questo potrebbe avere sull'azienda, soprattutto considerando che la corsa di cavalli di streaming ha trascinato verso il basso Netflix. Questo io l'ho scritto quando ho lanciato la diretta. Netflix docet, Netflix insegna. Non c'è risposta oggi, ma molti ci proveranno. In questo momento non è che ci sia una grande competizione nei confronti di te. Tesla è ancora regina, ma ci si stanno muovendo dietro. E ci proveranno sempre di più. Ford, General Motors, Volkswagen, solo per citare tre a caso, stanno gareggiando per una parte di quota di veicoli elettrici che in questo momento Tesla domina negli Stati Uniti con l'80% di quota di mercato. La quota di mercato di Tesla in Europa e in Cina, tuttavia, è molto più piccola per due ragioni principali. Innanzitutto, ci sono modelli di auto, ci sono molti più modelli di auto elettriche in vendita in Europa e in Cina. In secondo luogo, Tesla per ora non ha la capacità di produzione che hanno le altre aziende. L'azienda vede tutte le auto che può costruire, come per esempio, non so, la Model Y, che può richiedere fino a 9 mesi per essere consegnata. Le altre che hanno delle strutture, perché vengono da strutture rivoluzionate dal diesel e da benzina, e non dimentichiamoci che loro continuano a vendere quelle auto, quindi continuano a fare flussi da quelle auto lì, loro hanno degli impianti, delle infrastrutture che Tesla in questo momento sta costruendo, ma è ancora indietro. Quindi Tesla è prima nella produzione di macchine, è prima nella vendita di macchine, è prima ancora nella vendita delle batterie, ma dal punto di vista infrastrutturale è indietro rispetto agli altri. Questo chi possiede Tesla e la stessa Tesla e lo stesso Elon Musk lo sa. Io non posso credere che Elon Musk non sappia questa cosa, lo sa. È che Musk piace dire non temo niente, ma è giusto che faccia così, perché deve mantenere la solidità del suo marchio, ci mancherebbe altro. Tuttavia, guardare la quota all'estero fornisce un'indicazione di come potrebbe essere il futuro di Tesla. L'azienda di Musk ha venduto circa 16.000 veicoli nell'Unione Europea a febbraio, secondo i dati del settore.
Hyundai, Kia e Volkswagen hanno venduto circa 6.000 veicoli elettrici ciascuno, cioè 10.000 in meno. Audi, che è gruppo Volkswagen, insieme a BMW e Renault, hanno venduto una gamma di 5.000 auto, cioè praticamente 11.000 in meno rispetto a Tesla. Sempre in Europa. Però, attenzione, 3 anni fa non c'erano. Quindi 3 anni fa Hyundai, cioè questi 6, questi 18.000 più 5 più 15.000, queste 33.000 auto vendute da queste case automobilistiche non c'erano, non esistevano. Ok, c'erano degli ibridi, ok, c'era qualche ibrido in giro, ma non c'erano le EV, non esistevano. Quindi possiamo dire che Tesla ha venduto 16.000 auto, ma i competitor ne hanno vendute 33.000. E quei 33.000 potevano essere, non dico tutti suoi, ma una gran parte potevano essere suoi. Ma lei non ha la capacità di produrli. E in questo momento, se non hai la capacità di produrli, fai fatica anche in questo momento a venderli, perché i modelli sono tanti. E non tutti adesso comprano Tesla, perché prima si guardava solamente Tesla. Ora stanno guardando anche altro. E non dimentichiamoci di un'altra azienda. Mercedes. Tenere traccia di una quota di mercato con l'aumento di penetrazione di veicoli elettrici è veramente difficile quando si parla di Mercedes-Benz. Perché? Perché la casa automobilistica tedesca ha venduto 4.000 auto elettriche a febbraio. Ma uno dei modelli più importanti, l'EQS, lo vende a qualcosa come $100.000, 5-0. Non sarà mai un'automobile ad alto volume, assolutamente no, perché lei punta, come ha sempre fatto per certi versi, ad un target completamente diverso, però è un target che è molto simile a quello di Tesla, perché anche Tesla non è che lesina, cioè Tesla vende auto a un certo prezzo, ma poi vende a delle auto che non le voglio chiamare ammiraglie, ma vende delle auto che hanno dei prezzi veramente elevati. Tesla ha venduto quasi un quinto, parliamo del 18%, di tutte le batterie elettriche nell'Unione Europea a febbraio. Perché parlo sempre dell'Unione Europea? Perché non fa testo gli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti è la regina incontrastata in questo momento, quindi non parliamo degli Stati Uniti. Le sue vendite ammontano a circa il 15% in Cina, sempre di batterie elettriche, e circa il doppio di quelle in pratica dell'Unione Europea. Forse la quota di Tesla è destinata a rimanere al 15%, basterà questo per sostenere il titolo? Perché non riesce a superare quel 15%, non ce la fa. Le azioni Tesla hanno iniziato lo scorso anno a essere scambiate circa 123 volte gli utili stimati per il 2021. Ormai sono anni che si dice che Tesla è sopravvalutata. Tesla è un titolo sopravvalutato, ma chi se ne frega, perché tanto sopravvalutazione o no, continua a crescere, e quindi all'atto pratico l'anno scorso ha fatto l'87%. Ed era 123 volte gli utili. Ma chi cavolo compra un'azienda che ha 123 volte gli utili? Ma io non ce la metterei mai nel mio portafoglio. Ma ha fatto l'87%. E quindi io, guardandolo, ho detto: ma porca miseria, cioè, o sono cretino io, o porca di una miseria, veramente non ho capito niente. Si prevede che i volumi aumenteranno dal 50 al 60% quest'anno. Il titolo è attualmente scambiato 96 volte gli utili nel 2022. Se facciamo un paragone con Netflix, Netflix ha iniziato lo scorso anno a scambiare circa 42 volte gli utili stimati nel 2021. Oggi le azioni vengono scambiate a 20 volte gli utili stimati. Siamo nella norma, ma quanto è scesa? Naturalmente gli analisti si aspettano che i guadagni di Netflix scendano di circa il 2%, quindi per avere gli 20 volte gli utili stimati per il 2022, il titolo deve perdere. Le attuali proiezioni per Tesla implicano una crescita del 60%. Pazzesco. Ma sta arrivando più con competizione. Questo è uno degli aspetti che va tenuto sotto controllo. Perché sta entrando più competizione. E che tipo di competizione? Allora, la base di produzione di Tesla è multipla di altre aziende automobilistiche in questo momento, vende decisamente meglio, con una penetrazione dei veicoli elettrici in tutto il mondo ancora in aumento. È troppo presto, quindi, per una vera e propria competizione tra i veicoli elettrici. In questo momento Tesla è la numero uno, non c'è niente da dire. Altri stanno cercando di recuperare il gap. Due nomi su tutti.
Ford e General Motors negli Stati Uniti prevedono di vendere un milione di veicoli elettrici all'anno entro la metà del decennio, entro 2025. L'anno scorso ne hanno venduti 52.000. Cioè, io sinceramente, quando leggo questi numeri, l'anno scorso ne hanno venduti 52.000 e tu ti aspetti fra 3 anni di venderne un milione? Vabbè, se ci riesci sono felice per te, però. Le ambizioni di Volkswagen sono grandi quante quelle di Ford e General Motors. Le vendite di batterie elettriche di Volkswagen hanno totalizzato 100.000 unità in tutto il mondo nel primo trimestre. Quelle di Tesla 300.000. Guardate che è un terzo, che 3 anni fa era zero. Alla fine tutte le aziende dovranno combattere per una quota di mercato perché la penetrazione dei veicoli elettrici nelle vendite delle auto, soprattutto quelle nuove, rallenta. Non tutte le case automobilistiche saranno vincitrici. Come è avvenuto per Netflix, io consiglio sinceramente a chi possiede Tesla o chi ha intenzione di entrare in Tesla di guardare attentamente all'intero settore, perché oggi è ancora la regina, ma nei prossimi anni i competitor stanno arrivando e stanno facendo dei danni. Dei danni nel senso che stanno prendendo quote di mercato, perché mangiano quote di mercato, attenzione. Chiudo dicendo solo una cosa. Tesla ha dalla sua parte una cosa che forse gli altri non hanno. Perché io ho parlato delle cose che non ha nei confronti, ma ha una cosa. Io non parlo di Elon Musk perché io non è che io non ho una grande considerazione di Elon Musk, assolutamente no. Io, per me Elon Musk è un uomo che per me non è un visionario, ma è una persona che, siamo onesti, è un imprenditore come Bezos, come tanti altri, cioè è un imprenditore che dal nulla ha costruito qualcosa di incredibile e probabilmente ancora costruirà. Non ho una grande opinione di Elon Musk perché è un uomo che vive sopra le regole, ma probabilmente come tanti altri. Probabilmente come tanti altri. È solo che gli altri lo fanno in maniera, diciamo, più nascosta. Musk non ha la tendenza invece a sfidare le regole pubblicamente e puntualmente. Io sono un uomo di regole, sono un uomo di numeri e la cosa a volte mi infastidisce. Però detto questo, per me è un imprenditore veramente. Questo è un plus di Tesla, cioè avere Elon Musk, che ormai non prende più le decisioni per carità, però comunque la sua immagine è un'immagine molto potente. Come era l'immagine di Steve Jobs ad Apple, è un'immagine molto potente. A volte i prodotti di Apple erano venduti perché c'era Steve Jobs, attenzione. È un'immagine molto potente avere un frontman di questo tipo. Magari io fossi un frontman che portasse milioni di persone alla Pasqua Prof, ma magari. Io non ho, per esempio, la comunicazione che hanno queste persone. Questo è un plus che ha Tesla. E in più fa degli accordi molto intelligenti che le altre case automobilistiche ancora non capiscono e non fanno. E sinceramente non capisco perché. Ma perché secondo me loro vengono da un mondo in cui, sai, c'eravamo noi e quindi torneremo ad essere noi. Ma non è così scontato. Non è scontato che BMW fa un'automobile e diventa numero uno. Cioè, non è che Audi fa un'automobile e diventa numero uno. Una volta Audi era numero uno, è stata per tanti anni. Non è detto che nel mondo delle auto elettriche tu sarai numero uno solamente perché facevi delle ottime auto diesel a benzina. Non è così. Attenzione. Oggi il mondo si sta evolvendo in una maniera. Le nuove generazioni guardano in modo molto diverso le automobili come le guardiamo, per esempio, noi quarantenni. Io quasi cinquantenni. Ahimè. Però sono gli accordi che sta facendo per avere batterie sempre migliori e per avere le colonnine, praticamente è il numero uno sulle colonnine, e per entrare nei mercati molto più facilmente rispetto agli altri. Chiudo dicendovi una cosa molto rapida perché io l'ho messa all'interno della sessione della diretta di questa sera, ma è un discorso veramente molto rapido, perché in pratica mi sono messo a leggere un saggio molto interessante di una quarantina di pagine su
sulla recessione del 2008 e non so perché ho detto, ma andiamo a vedere un attimo le date, che cosa c'è, cioè, rivisitiamolo. E ho preso buono l'ultima grande recessione, quella del 2008, perché quella del 2020 per me è stata una virgoletta in un mercato altamente toro. La recessione è partita statisticamente parlando il 29 settembre del 2008, ma io ho voluto anticipare praticamente di un anno, cioè da quando lo Standard & Poor's ha toccato i massimi, il 10 ottobre 2007, perché secondo me non si può dire che la recessione è partita il 29 settembre del 2008, cioè quando c'è stato il calo più grosso. La recessione è partita quando era al massimo e ha cominciato a scendere, che era il 10 ottobre 2007, fino al 9 marzo 2009. In quel lasso di tempo il mercato ha perso il 57%. In quello stesso lasso di tempo io ho scoperto che Walmart riuscì a raggiungere quasi il più 40%. Io credo fermamente che le azioni di Walmart siano relativamente sottovalutate, anche se siano cresciute molto, cioè perché prevedono vendite a dettaglio che hanno un fortissimo potenziale di crescita negli anni a venire. Walmart è un'azienda che all'epoca, a parte che c'era Amazon che ancora non faceva nemmeno utili, però Walmart ha chiuso il periodo del meno 57% con un più 11%, ma toccando un massimo del 40%. E poi c'è stato Dollar Tree, cioè una normalissima catena che vendeva tutto a 3 dollari, che ha fatto nello stesso lasso di tempo in cui il mercato ha perso il 57%, ha fatto il più 7%. Amgen, la farmaceutica, nello stesso periodo in cui il mercato ha fatto il meno 57%, lei ha fatto il più 4%. E udite udite, in questo saggio mi hanno mostrato che McDonald's, nello stesso lasso di tempo in cui il mercato faceva il meno 57%, lei faceva il più 41%. Signori, c'è una differenza di quasi il 100%, di 90%, quasi il 100% tra i due. È una cosa allucinante. È una cosa allucinante. McDonald's, in pratica, durante il periodo della recessione, ha tirato dritto. Questo, perché vi sto dicendo questa cosa? Io vi sto dicendo questa cosa per questo motivo. Perché, in pratica, molto spesso, io parlo delle rotazioni settoriali, molto spesso io vi dico che i settori migliori durante i periodi recessivi sono i beni di prima necessità, perché la gente comunque deve mangiare, la gente deve bere, la gente deve vivere, e i sanitari, perché hanno un grandissimo potere sui prezzi, soprattutto anche in periodi inflattivi, ma anche la gente compra, continua a comprare i loro prodotti, non c'è niente da fare. E McDonald's è uno di quelli, McDonald's è entrato a far parte dei beni di prima necessità. Coca-Cola no. Perché Coca-Cola non è visto come un bene di prima necessità, perché uno può dire, ma rinuncio alla mia Coca-Cola, mi bevo piuttosto, mi prendo l'acqua, costa meno. Ma il McDonald's è un pasto che ti costa meno, mangiatelo a casa. Oppure tu dici, io devo andare a cena fuori stasera, siamo in periodo recessivo, vado a McDonald's. Quindi ha fatto dei numeri spaventosi, McDonald's ha continuato a crescere. I beni di prima necessità, gli industriali e i sanitari, sono decisamente i settori migliori durante un periodo recessivo. La seconda recessione più grande della storia, quella che abbiamo vissuto nel 2008, ce l'ha dimostrato con questi semplici numeri. I numeri governano il mondo. Ok? E passiamo alle vostre meravigliose domande, che saranno tutte su Netflix. Buonasera. Scusate un attimo, ma c'è proprio il cavetto qua. Allora, Baidu ha prospettive leggermente più basse, però ha mantenuto invece Baidu Core, ha alzato le proprie guidance, quindi la vedo abbastanza positiva. Per quanto riguarda Pinduoduo, bisognerà attendere i dati sulla chiusura in Cina, perché oggi, per esempio, ho parlato con un mio amico che vive a Zhangzhou, adesso non mi ricordo dove, ma è una grande città, e lui mi diceva che sono da 2 settimane tutto è chiuso, in un'intera parte della Cina tutto è chiuso e non sanno ancora quando riapriranno, probabilmente ha detto forse la prossima settimana. E la Cina, 2 settimane di chiusura di tutto, è abbastanza pesante, quindi vedremo. Cioè, mi è partito il computer, non ho capito perché, vabbè. Allora,
Per me è un vero enigma da una settimana. Sembra cambiare tutto perché la Cina in questo momento sta vivendo un momento, Alessandro, veramente molto difficile. Perché da un lato c'è le questioni diplomatiche con la Russia e con Taiwan, e dall'altro lato c'è il fatto che comunque il Covid, dalle loro parti, io lo sto dicendo, il Covid, ho sentito oggi una persona è tutto chiuso, cioè loro in pratica, i porti sono chiusi, non stanno facendo partire le navi non stanno partendo dai porti della Cina, con dentro un terzo dei prodotti mondiali. Quindi fra 20 settimane probabilmente ci sarà un gap di prodotti sugli scaffali di non so quanti paesi del mondo, e la Cina incasserà molto, molto, molto più in ritardo. Non è esattamente così, non puoi paragonare i decennali, quindi l'inflazione attesa tra 10 anni, con l'inflazione attuale. Io infatti non l'ho paragonata, e tra l'altro non è sui 10 anni, io ti sto dicendo che la Fed utilizza i quinquennali, i 5 anni. Io ho parlato di tasso reale con il tasso nominale per quanto riguarda il paragone con i TIPS. Ma l'inflazione che tiene conto la Fed, che decide la Fed per aumentare i tassi di interesse, è quinquennale. Questa è la Fed che lo dice. La Fed è sempre a 5 anni. Domani 5 anni, dopodomani 5 anni. E loro fanno così. È un'azienda veramente molto interessante che è molto interessante. Io personalmente Vertex, noi l'avevamo anche vista tempo fa perché ci eravamo esposti molto, soprattutto uno dei nostri si è esposto molto, perché è un'azienda che ha una pipeline veramente molto interessante. Tra l'altro io mi aspetto anche che faccia degli utili nelle prossime trimestrali molto molto positivi. Poi la sua crescita è una crescita abbastanza stabile tra il 7 e l'8% anno. È una buona società farma, è una buona società farma. Ti do ragione. Se vogliamo farci una chiacchierata a me e te, parlare di non so, di economia, di finanza, di quel che vuoi, per farla un po' più complessa, la facciamo anche più complessa. Semplificando, io ho voluto spiegare quello che è il ciclo di che cosa, secondo il mio punto di vista, deve fare gli Stati Uniti per poter. Che poi non è soltanto il mio punto di vista, attenzione, perché se andate a cercare su internet, Ray Dalio la pensa più o meno allo stesso modo. E non è che Ray Dalio la pensa come me, attenzione, cioè Ray Dalio fa un ragionamento simile al mio, e cioè che la valuta è quella che potrebbe aiutare la Fed, e loro lo sanno, a risolvere alcuni grossi problemi. Però ma non ne conosco manco uno. No, beh, aspetta, conosco Scott Miracle, che tra l'altro, Scott Miracle, adesso non vorrei dire una cavolata, ma secondo me noi l'avevamo vista e l'avevamo bocciata perché in pratica aveva, te lo dico subito, no, non l'avevamo bocciata come azienda, no, assolutamente no, no, no. Ah, no, no, ci aspettiamo un profit warning della società nei prossimi mesi. È una società che in questo momento non ha quasi niente di buono, cioè non ha né valutazione, non è una growth, non fa profittabilità, non è il momento giusto e non ha redditività. Io personalmente starei molto attento. Le altre, scusami, non le conosco, quindi. Merck è ottima. Durante periodi recessivi io ho guardato molte delle società farmaceutiche. Merck è decresciuta non come mercato, un po' meno, circa del 23%, però Merck è un'ottima società perché è una di quelle che probabilmente ha la pipeline migliore in assoluto. In assoluto. Non ne ho idea. Non ne ho idea. Anche se. Secondo me questa è più una domanda per Manuel, secondo me, perché infatti, perché lei è inglese, credo sia inglese, di conseguenza io, Inghilterra, Europa, com'è butti male, cioè butti veramente male.
Io credo che CRISP Therapeutics sia un'azienda che bisogna veramente credere in quello che fanno, perché loro fanno qualche cosa che è eccezionale. Cioè, loro fanno qualcosa che è straordinario, nel senso che loro in pratica potrebbero rivoluzionare la medicina. Ma il punto è, riusciranno loro a rivoluzionare la medicina? Se tu ci credi, come ci crede Katie Wood nel suo Arc Innovation, allora è un titolo che potrebbe fare veramente delle cose stra interessanti nel prossimo futuro. Ma devi credere fortemente in quello che fanno, perché è un'azienda che in questo momento non sta producendo, quindi sta producendo idee. La gireremo a mano, Michele, non ti preoccupare, che ha risposto anche agli altri la settimana scorsa. Sono veramente tante, ti dico. Per quanto riguarda NIO, allora ha iniziato l'anno veramente male perché gli incentivi sono stati decurtati del 30%, quindi ha venduto molte meno macchine come XPeng e Li Auto. Ci ho fatto anche un Pasca Daily, ti invito ad andare a leggere. Per quanto riguarda invece Baba è un'azienda che viene presa a bastonate tutti i giorni, ha abbassato un po' le guidance, ma è normale perché deve pagare. In pratica deve aiutare il paese in questa cosa che vuol fare a tutti i costi il grande Xi Jinping e quindi va a ritoccare la propria liquidità, però i suoi fondamentali non si discutono, non si discutono assolutamente, assolutamente. Su quali temi investiresti partendo oggi con un obiettivo di medio termine con acquisto tipo PAC? No, io personalmente non andrei su blockchain o cannabis che sono dei trend che se io volessi fare un pack, diciamo, io adesso non so cosa intendi tu per medio termine, ma io 5-7 anni, che per me comunque fare un pack a 5-7 anni è veramente troppo poco, io andrei personalmente sul Nasdaq Leva 3, perché io sul tecnologico, perché è impensabile che la tecnologia fra 7 anni non sarà migliore di oggi, e poi con un MSCI World Large Cap, che cresce poco, lo so, ha plusvalenze molto basse, ma cresce sempre, perché comunque è l'economia, cioè è l'economia. Le large cap più grosse del mondo continuano sempre a fare utili, comunque va dall'economia. Se vuoi andare su qualcosa di molto più spinto, blockchain, cannabis, cyber security, probabilmente decisamente meglio, settori biotecnologici che tra l'altro hanno perso un sacco, piuttosto su questi, blockchain, io non è che ci credo più di tanto. La cannabis sono praticamente, io sono 7 anni che sento parlare che la cannabis deve partire, però siamo sempre lì e quindi non lo so. Ma sono tutti titoli straordinari che sono tutti titoli adesso io non conosco i fondamentali di alcuni, ma sono dei titoli che sono straordinari. Cioè, cosa vuoi fare? Cioè, dipende da qual è la tua ottica di periodo. Se tu hai intenzione, non so, di fare questi tipi di investimenti perché ti vuoi comprare una casa, vuoi cambiare la macchina, vuoi farti il giro del mondo in mongolfiera o su una nave da crociera che ti costa, che ne so, 80.000 euro, allora a quel punto lì io ti dico vendi tutto. Ma se il tuo obiettivo è sul lungo periodo, io non vedo perché tu non debba continuare a tenere queste aziende sono forse BHP è l'unica perché sta godendo del momento del petrolio, ma tutte le altre per me sono. Vorrei chiederti un parere su questi tre titoli. Io, Alessandro, ho il cuore pieno d'amore di gioia, ma non ne conosco. No, aspetta, T-Rowe l'abbiamo visto. Gli altri non li conosco, ma T-Rowe l'abbiamo vista. E tra l'altro, se non ricordo male, mi piaceva anche T-Rowe. Era un'azienda abbastanza interessante, sì. Era T-Rowe, che dovrebbe rilasciare tra l'altro le stime tra una settimana, quindi non è che uno si può esporre più di tanto. Però secondo me noi l'avevamo vista. Le ultime trimestrali non erano andate benissimo. Ha finalmente cominciato a fare degli utili in positivo. Tieni presente che comunque è una crescita veramente molto lenta. Però cioè, è un'azienda interessante, ma per me sul mercato c'è decisamente meglio. Io spero di no. Spero
Spero proprio di no. Ma cioè, dipende, io in un portafoglio ci metterei un ETF MSCI World di 10-15%, perché no? Perché poi ovviamente se sei già esposto su grandi capitalizzazioni Europa-Stati Uniti non ha senso. Se tipo il tuo portafoglio, faccio un esempio, un 40-60 dove sei molto pieno di obbligazioni oppure di fondi, dei fondi io me li farei anche valutare, Milena, però non riempiamoci di tante cose. L'MSCI World, Large Cap, è un ottimo ETF che potrebbe tranquillamente sostituire l'80% di un portafoglio. È ovvio che è un rendimento molto più basso, però è un rendimento costante nel tempo. È un prodotto veramente molto interessante. No, Nicole, il problema è quello lì. Il problema è che ha perso 700.000 abbonati perché ha chiuso Netflix in Russia seguendo un po' ciò che è avvenuto. Di conseguenza è andato a perdere quel numero di abbonati. Ma lei pensava di farne altri negli altri paesi e invece è andato in calo di 200.000. Io non so se quei 700.000 che ha perso in Russia poi se li ripiglierà. Secondo me farà molta fatica. Guarda, sai che secondo me avevo letto qualche cosa su Aire. Intanto, vabbè, ti ringrazio, ci mancherebbe altro. Secondo me io avevo letto qualche cosa su questa azienda, ma solo letto, avevo veramente solo letto, perché comunque dovrebbe essere intorno ai 10 miliardi di capitalizzazione, non di più. Rilascia le stime anche lei fra una settimana, che è incredibile, perché fra una settimana secondo me ce ne saranno veramente un bel po'. Sì, infatti, avevo letto che vedeva una fortissima crescita nel 2023, mentre quest'anno vedeva una decrescita molto importante, però dall'anno prossimo triplicava poi gli introiti. Avevo letto questa cosa qua. È una cosa che però ha detto l'azienda, quindi ci stanno un po' attenti. Beh, Alcoa secondo me pagherà molto il fatto che purtroppo anche il piano infrastrutturale statunitense è andato a farsi friggere perché sono entrati in gioco altri problemi. Io ho letto un sondaggio molto interessante in cui ve ne ho parlato, non so se, no, mi sembra di averlo messo nell'editoriale, un gran numero di americani, che è un sondaggio che sta andando avanti da molto tempo, che sta facendo l'entourage di Biden, molti americani in questo momento stanno chiedendo al quasi il 68% degli americani intervistati, che sono tanti, tutti i sondaggi insieme sono circa 200.000 persone, che è buono come numero di persone. Stanno chiedendo a gran voce al governo: per favore, non complicarti la vita con la guerra, stai attento ai tassi di interesse, ma più che altro preoccupati dell'inflazione perché noi non ce la facciamo. In pratica questo è il discorso. E AMD è un'azienda veramente molto molto interessante e Tencent è la leader nel mondo nella produzione di videogiochi. Quindi io personalmente AMD ha perso molto, ma credo che sia ancora sopravvalutata perché comunque era cresciuta veramente in una maniera spaventosa. Però AMD è veramente molto 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 bella. AMD è veramente molto bello. Ed è 2 anni avanti rispetto a Intel, che Intel, secondo il mio punto di vista, reputo per il futuro migliore. Ciao Nino! Ciao Nino! Nino, sta per cominciare la stagione delle barche, quindi se sei in quel della Liguria, mi raccomando, io aspetto sempre un invito a farmi un giretto in barca. Lo butto da lì, poi no. Nonostante aumenti continui di tutti i prodotti, sono convinto che nessuno rinuncerà mai al telefonino. Credi che Vodafone abbia il CEO? Non ho capito bene, però c'è differenza tra voglio comprarmi in ogni caso il telefonino o i soldi per comprarmi il telefonino. C'è differenza. Perché quando si va in un periodo in cui non si ha il denaro per poterlo comprare, poi io non parlo, cioè nel periodo recessivo del 2008, per esempio, io l'ho visto proprio,
Io l'ho visto proprio, ho visto proprio l'andamento. I consumi sono crollati. Cioè la gente ha detto, solo il lusso era rimasto, perché il lusso non cala mai, ma ho visto proprio i numeri di consumi in un anno crollare, perché la gente diceva, non mi compro l'auto adesso, ma preferisco rimandare l'acquisto. Il bene discrezionale, ora, se noi vogliamo dire che il telefonino è un bene di prima necessità, è diventato un bene di prima necessità, ok? Ma però sono convinto che la gente aspetterebbe qualche mese di più per vedere. C'è da dire anche una cosa che è molto importante, che non avevo detto. Nel 2008, cioè, passammo da un 4% di disoccupazione a un 18-20%, quindi cioè praticamente un americano su 5 non lavorava, se non prendi stipendio non compri. Oggi la gente lavora. La gente lavora, la gente prende soldi. È che ciò che sta guadagnando con un'inflazione così alta, la paga non riesce a stare al passo con l'aumento di inflazione, quindi fa molta fatica. Però probabilmente il telefonino o qualche bene discrezionale ancora se lo toglie. Io penso che da un certo punto di vista tu abbia ragione. Grazie, Nino. Grazie. Ma non te l'avevo già... Nino, grazie. È una domanda, giusto e giusto fossato. Il fossato economico è importantissimo. Cioè, pensiamo a... Però il solo fossato economico non basta. Pensiamo a Starbucks. Starbucks, allora, oggi ha un fossato economico mostruoso. Perché? Perché emulare Starbucks oggi è impossibile. Cioè, ci hanno provato, la King Coffee ci ha provato, guardate che fine ha fatto. Il punto è che oggi, chi è che può emulare, chi è che può diventare un competitor di Starbucks? Gli servirebbero probabilmente 15-20 anni, non so quanti miliardi di dollari per poterlo fare. Però Starbucks in un periodo recessivo probabilmente non è detto che faccia i numeri che fa durante. Non lo so, può darsi. Anche se sta aumentando i prezzi, perché il caffè ovviamente gli costa di più. Ciao Nino, grande Nino. Buonasera Giuseppe, nonostante i molteplici problemi attuali, credo che nessuno non ce l'ha. Credi che Vonafone abbia la giusta guida e un giusto fossato economico? Io credo che Vodafone sia una bellissima azienda, ma vive in un mondo in cui è come Netflix, è una battaglia di poveri. Cioè, il competitor nel mondo delle telecomunicazioni è enorme. Quindi, per quanto riguarda la giusta guida, io non conosco il management di Vodafone. Io so che tante volte mi è capitato di guardare Vodafone, di vedere una grande azienda, ma il problema è che le telecomunicazioni sono, non lo so, sono quei mercati che vanno veramente piano, che fanno molta fatica, perché 100.000 ne perdono, 100.000 ne guadagno. Non c'è qualcuno che realmente fa l'exploit in quel settore o reinventa qualcosa, che oggi conta molto inventare qualche cosa. Bellissima. A me Roku piace molto perché è un modello veramente molto interessante, molto molto valido. A me Roku piace tantissimo, piace veramente molto. Vendere, tenere, no, questo non te lo posso dire. Lowe's è una di quelle che esce fuori più spesso quando facciamo gli screening anche sull'intelligenza artificiale. È veramente molto 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 interessante. Lowe's è veramente molto interessante, te lo dico proprio sinceramente, perché noi l'abbiamo guardata spesso e varie volte volevamo metterla in portafoglio, ma poi alla fine abbiamo rinunciato. Però è comunque una buonissima società. Sono due fantastiche aziende di due settori meravigliosi. Meta, non pensare al metaverso, ma pensa a Facebook, risolverà il problema degli incassi su Instagram e tornerà a fare degli ottimi risultati. No, Johnson & Johnson è un titolo che si compra, si tiene, si dimentica e chi se ne frega. Cioè, punto. Lo spin-off non lo so quando lo farà, però Johnson & Johnson, cioè, non si vende mai.
Sono belle tutte e due. A me piace molto di più Vertex rispetto a Regenero, ma sono due be sono belle tutte e due. CrowdStrike. CrowdStrike proprio. Beh, allora, il mercato immobiliare oggi ha tirato fuori i dati, sono stati dei dati molto interessanti, il mercato immobiliare sta ancora crescendo, ma a un ritmo più lento. Quindi molto probabilmente con l'aumento dei tassi di interesse non dimentichiamoci che i mutui costeranno di più e quindi le case verranno vendute di meno. Però in questo momento, fino a quando il tasso di interesse è ancora buono, ed è al di sotto di molto dell'inflazione, i mercati immobiliari continueranno ad andare molto bene e queste società continueranno a fare bene. Però attenzione perché il mercato immobiliare sta rallentando. Ma io non è che posso fare un'analisi precisa di Teladoc. Io so che Teladoc ha rilasciato le ultime trimestrali sono andate veramente molto molto bene, perché la società ha battuto tutto, la società ha battuto tutti i dati che poteva battere. E infatti poi quel giorno lì ha fatto anche il più 10% sul mercato, ha aumentato le guidance come ci aspettavamo e usciranno il 27 le prossime e si aspettano in linea, in linea, in linea. Per quanto riguarda le guidance societarie sono abbastanza interessanti. Teniamo presente, va tenuto presente, che la società molto probabilmente per quest'anno non vedrà utili positivi, anche se avrà una crescita del 32%, però è un'azienda da lungo periodo, è un'azienda che sarà leader secondo me sul mercato ancora per molto tempo. Ovvio che ha una crescita stimata intorno al 22-23% base annua, però l'EPS sarà probabilmente negativo ancora per 2-3 anni. Però è un'azienda che nel lungo periodo adesso ha delle valutazioni molto interessanti perché è cresciuta molto, secondo me anche troppo. Grazie Fabrizio, ti aspetto la prossima, allora giovedì prossimo, mi raccomando. Quanto è il vero rischio di blocco del supply chain in Europa? Causa sanzioni di Russia, blocchi porti, mandi al Wolves? È un rischio abbastanza importante, ma più che altro la catena di approvvigionamento a me è più quella cinese, cioè non è la Cina che in questo momento spaventa perché, l'ho detto, le navi sono ferme. Le navi sono praticamente bloccate. Quindi, sinceramente, non. Per quanto riguarda l'Europa, si stanno muovendo abbastanza bene. Io vedo che dal punto di vista diplomatico si stanno muovendo bene perché, vabbè, loro non vogliono una guerra e quindi partono con le sanzioni. Sono sanzioni che poi colpiscono, ci stanno tornando tutte indietro, per carità. Però la Russia è vicina al default. Secondo me, quando raggiungerà il limite del default, perché io tra l'altro leggevo l'altro giorno che ci sono delle proprie ve propri veri imprenditori con fabbriche che hanno chiuso loro, cioè loro hanno proprio chiuso, hanno detto: io sono contrario alla guerra e ti chiudo la fabbrica. Quindi se vuoi delle bombe te le vai a far fare all'estero. E infatti sta cercando di comprare prodotti all'estero, non ci riesce perché nessuno glieli vende. Adesso c'è il problema di Rosneft, che è Rosneft, adesso non so come si dice in russo, mia moglie lo saprebbe dire sicuramente bene, dato che lei è russa, però ha tempo fino al 15 per poter sbolognare, come si dice in tutte le parti, tutti i milioni di barili di petrolio che si ritrova in casa, perché dopo non potrà più venderle nessuno in Europa e Stati Uniti. La Cina, non è che se lo può comprare tutto la Cina, cioè. Non lo so, stai parlando forse di Teladoc? Io non lo so di che cosa. Ah, sì, sta facendo il meno 3 Teladoc, sì. Punta, sì, punta 50, sì. Hai 50 dollari, sì. Sì, punta 50. Sì, ma ha fatto. Ah, Teladoc, sì. Ma vabbè, ma lei la continuano a punire. Adesso vediamo. Sono curioso di vedere le prossime trimestrali. Se le prossime trimestrali saranno negative, diventa veramente molto difficile dopo l'azienda ripigliarsi. Forse potrebbe anche cercare qualcheduno che se la compri, non lo so. Però loro le vedono in linea per la prima volta dopo, mi sembra, 6 trimestri. Quindi
sarebbe veramente un gran colpo. Se le facesse positive, sarebbe veramente un gran colpo. Forse, forse sarebbe anche il giro di boa. Forse. Signori, terminiamo qui perché praticamente abbiamo passato la nostra oretta. È stato un grandissimo privilegio stare in vostra compagnia. Io vi auguro un meraviglioso fine settimana, che a casa vostra il sorriso, il gain, la salute regnino sovrani sempre. Io vi chiedo sempre questa piccola cortesia, perché un investitore consapevole diventa inevitabilmente una persona migliore, e una persona migliore aiuta, aiuta a rendere il mondo un posto migliore e più respirabile. Io vi chiedo solo una cortesia, per favore un like e condividete su YouTube e su Facebook. Io ho visto che nelle ultime settimane lo state facendo molto, e infatti molte più persone sono entrate e mi stanno seguendo. Vedete, io non vendo niente, non vi voglio vendere assolutamente niente, sono qua soltanto per fare, ma neanche, cioè, per parlare con voi di finanza. Potessimo avere un full duplex, ogni tanto lo faccio con le zoomate tra di voi, però sono qua per parlare di finanza, per cercare di insegnare, spiegare qualche cosa che vi possa aiutare a rendere i vostri portafogli sempre più performanti. Vi auguro un meraviglioso fine settimana, grazie della vostra incredibile compagnia tutti i giovedì sera. Oggi siete stati veramente tantissimi, un like e soprattutto condividete, ispiriamo tantissime persone a venire a seguire Giuseppe Pascarella, perché io non vi vendo niente, signore, ve lo dico tutte le volte. Ok, sono qua per voi. Ciao e buona serata. Ciao a tutti.